Allora, bisogna stare attenti allo spessore e all'altezza della bricola, no? Perché sennò è facile farla o troppo stretta o troppo alta o troppo larga e troppo bassa. Quindi tenete sempre presente i rapporti. I rapporti li potete ottenere prendendo la misura, per esempio, del cappello in alto e vedere quante volte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi non andate a occhio con le bricole. Stai facendo solo quelle blu e rosse? Sì, sì. Una, poi la distanza da qua a qua, due. Naturalmente più si allontanano e più diventano strette. Importanti sono anche le distanze da qua a qua, da qua a qua, perché chiaramente in prospettiva più la linea va verso la fuga e più diminuisce la distanza tra uno e l'altra, eccetera eccetera. L'altra cosa che indica, dovete tenere presente quando copiate delle bricole, per esempio quelle là in fondo, vedete che in questo caso rappresentano delle linee di forza che si contrappongono. Per esempio c'è una bricola che ha questa direzione, che si contrappone a quella prima che ha questa direzione, che si contrappone all'ultima qua, che ha questa direzione. Qua dentro ce n'è una che ha questo movimento, qua c'è un'altra bricola più bassa che ha questo movimento, poi c'è la passerella. Quindi la passerella dà una direzione in questo senso e le bricole danno direzioni in questo senso, quindi il movimento è alternativamente è contrapposto in questi due sensi. A loro volta le bricole infilate una rispetto all'altra hanno direzioni contrapposte, per esempio questa e questa. È una cosa strana, ma tutta la pittura si basa su queste contrapposizioni, diciamo così, di forze. Cioè ogni oggetto, ogni elemento della natura o elemento costruito dall'uomo esprime delle forze che si contrappongono, no? Cioè è tutto è continuamente in contrapposizione. Cioè io e te siamo in contrapposizione, va bene. Allora, andiamo avanti. Allora partiamo dalla prima bricola qua. Vedete, sono molto belle perché hanno questo tono scuro, questa è leggermente curva, eccetera eccetera. La cosa interessante è poi legare subito con la contrapposizione orizzontale. Quindi qua abbiamo l'imbarcadero, subito dopo questa c'è quest'altra più corta e più larga, poi sotto abbiamo l'altra traversa, quindi qua abbiamo un movimento in questo senso e un movimento in questo senso. La bricola corta dà il senso, dà un movimento verticale in giù, quella alta dà un senso verticale in su. Quindi voi dovete stare molto attenti, queste direzioni che
che sono dentro gli oggetti che copiate vi aiutano anche a costruire l'immagine. Allora, voi vedete che spesso realizza le bricole qua copiando Venezia, appunto, le bricole direttamente col pennello, no? E sono cose che si prestano molto a questo esercizio. Per esempio, basta disegnare leggermente le direzioni e poi, diluendo più o meno il colore, vedete? E il bistro? E il bistro. Questa è quella dietro. Ci vedi? Potete passare sopra a quella appena dipinta, intanto che è bagnata, di modo che si crea una vera e propria silhouette. Vedete questi movimenti, facendoli anche con una tonalità unica. La luce sul pontile ci lascia libera oppure no? Certo che si lascia, però e quando fai queste cose qua non è che devi preoccuparti subito della luce sul pontile. Quando hai fatto questa riga, cioè fai quello che si contrappone là sopra e viene la luce. E ti viene automaticamente la luce, lo vedi? Qua dietro c'è un'altra bricola un po' più alta, ecco, perché poi dopo va lavorata ancora. Qua parti, qua sono partito, cioè non è che determina il gesto. Il gesto, cioè siccome la parte alta di questa bricola tagliata rispetto alle altre è più scura, le altre sono più chiare. Quindi io devo fare in modo di creare subito questo chiaro e scuro e faccio così, tu vedi? Allora, una volta fatto questo, adesso non vado oltre, qua possiamo inventarci di tutto. Vedete, adesso io rinforzo questo scuro, rinforzo questo scuro, qua me ne manca una, che è qua. Faccio lo scuro. Ancora in ombra, questo ha un semitono, quindi abituatevi a manovrare con il colore bagnato, cioè voi dovete impadronirvi delle possibilità del colore. Allora questa qua c'è questa che arriva qua giù. Poi qua gli metti una piccola ombra, non dovete aver paura di lavorare anche sul colore bagnato, perché se appena appena è stato assorbito dalla carta dà
Naturalmente l'altro discorso sono i riflessi sotto. Vedete? Con una cosa da niente riuscite a fare un lavoro.